Ciao, salve, bentornati, benvenuti a tutti a questo nuovo video. Facendo uscite, facendo video, condividendo queste uscite, avventure con voi, spesso ho dei prodotti con me. E spesso mi chiedete, spesso, ogni tanto, non esageriamo, si ripetono certe domande su vari prodotti che uso o che ho acquistato, preso ultimamente. Cose magari che si vedono un po' da un paio di mesi nei miei video. Forse è una cosa che ignoro un po', mi chiedete di farli vedere e in questo video oggi butto dentro tutto un po' quello che è nuovo e che uso da parecchi mesi. Guardate un po', è un bel po' di roba. Attenzione. Ecco qua, giusto qualcosina, 2-3 minuti per ogni prodotto. Oggi parliamo esclusivamente, forse il genere di video dove io faccio più difficoltà, quello è poco ma sicuro, parlare solo di prodotti. Ovviamente mi piace provarli, a chi non piace avere nuovi prodotti o provare cose nuove, ma sì, mostrarli nei video, fare un video apposita o i classici unboxing. Assolutamente non è il mio forte, però oggi provo a fare qualcosa del genere. Buona visione. Sole, 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 finalmente un po' di sole. Iniziamo subito. I pouch. Avete già visto questi pouch? Quello che magari non avete visto era portafogli. Adesso ho girato la foto dei miei cari di Ade e di David. Comunque, adesivi. Quando incontro qualcuno o regalo di solito sempre se mi è simpatico o se mi è simpatica un adesivo, scherzo. E niente, un semplice portafogli, cioè questo l'ho preso un po' per puro caso. Pensavo boh, provo e sono estremamente soddisfatto perché alla fine hai sempre quei portafogli enormi e ci butti dentro qualcosa e porti dietro 2 kg di roba e questo è ridotto piccolo al giorno d'oggi, poi molti hanno solo carte. Ci stanno comunque tutte le cose che ci servono e niente, come vedete zip, vedete? Non so se vedete comunque. Come vedete qua impermeabile, zip, è tutto fatto molto bene. Ah, magari dovrei anche dire che questo è tutto della One Tigris e la One Tigris la conosco, le conosciamo anche per certe tende che fanno. C'è un altro video, questo video qua che vi faccio vedere adesso, uscita con gli amici di Venezia dove c'è quella, io le chiamo tende bushcraft, quelle aperte a tipi AA della One Tigris, ottimo prodotto. Ok, poi qua adesso ho altri 2 pouch, questo che uso un po' da cucina, questo è sicuramente il prodotto che avete visto più di tutti ultimamente. Qua c'ho dentro spezie varie, qua vediamo anche i contenitori della X-Boil, qualcosa che vedremo dopo, e spazio da una parte e dall'altra. Qua niente, alla fine ci sta più o meno le cosette che usavo per cucina. Ci sta in questo pouch qua. Qua abbiamo il sistema molle anche per attaccarlo ovviamente su qualche zaino, anche davanti poi, velcro e sempre le zip. Comunque trovo che le zip per questi prodotti sia uno dei punti più deboli. E appunto qua in questo caso si vede proprio, si nota già dopo non so adesso quanti mesi li ho questi pouch, si vede comunque in ogni caso la qualità elevata di questi pouch, che non sono riuscito a finire la frase che si è c'era la batteria scarica e già che siamo a batterie quest'altro pouch, ok. Al momento lo uso, qua c'ho dentro un obiettivo di riserva e
vari scompartimento, un altro couch, appunto. Ma dai, di nuovo couch, un altro pouch, ma non si vede niente se lo tengo laggiù. Qua ho appunto le batterie. Al momento lo uso per questo, poi vedrò. Boh, ho iniziato subito, ci ho buttato dentro un paio di batterie, la GoPro, e appunto per puro caso ci stanno questi piccoli obiettivi che ho adesso della nuova Canon che ho, e non chiedetemi il modello. Canon M50. E niente, per quello. Boh. Al momento rimane per quelle cose lì. Ok. Ripeto, la qualità di questi pouch sono veramente fatti bene. E lo noto maggiormente con questo perché questo l'ho usato veramente tanto già e non c'è zip, non c'è niente ancora fuori posto, fuori luogo, ok? Se comprate un po' quelle cavolate che ho anch'io e prendo anch'io e consiglio comunque perché costa un poco, le chiamo cavolate però le prendo pure io. A pochi soldi esiste un pouch a 10-20 euro anche, però c'è un po' di differenza come qualità. Ho appena guardato, è un po' difficile però perché ci sono dei sconti al momento. Un attimo, sì. Ad esempio il... Sì, capito. I portafogli costano 14 euro al momento, di solito però 16-17. Ci sono dei sconti al momento. Poi questo pouch qua costa 25, di solito intorno ai 30, e poi abbiamo questo che penso sia questo che costa 22-23, però di solito intorno ai 25-26. Perciò neanche prezzi estremamente esagerati per questa qualità. La seconda cosa che voglio farvi vedere oggi è una roba un po' curiosa, saltiamo dai pouch ai patch, ok? Praticamente questo è delle pezze di riparazione per tessuti in silicone. Inizia la stagione, adesso siamo già in piena stagione direi, di trekking, di viaggi un po' più lunghi, di camminate, passeggiate. E una piccola cosa così la trovo molto interessante appunto per fare queste piccole riparazioni. Comodo anche questo comunque che si può aprire e richiudere, però il contenuto poi una volta è questo qua, sono questi patch qua. Sta roba costicchia un po', devo dire, però fa il suo lavoro. Come c'è scritto anche qua, può essere, allora, questo forte adesivo attacca i tessuti rivestiti in silicone praticamente su qualsiasi altro materiale superficie. Questo dubito un po', lasciamo, vabbè, silicone. Può essere usato per molte riparazioni flessibili, in effetti questa flessibilità è molto interessante, lunga durata e ovviamente poi anche impermeabile. Comodo anche queste, non so se si vede, se si vede, così per poter ritagliare questi quadretti pratici per poter intagliare. Allora, per la prima volta adesso penso che, oh, una cosa rara, andiamo a casa. Vi faccio solo vedere un po' come usare, giusto un attimino, un salto a casa e poi torniamo di nuovo qua. Ok, vorrei farvi vedere qua questa giacca, praticamente qua. Fuori all'esterno molto fastidioso, si è rotta, ok? Una parte importante, anche decisamente uno strappo un po' più grande e niente, la prima cosa che dobbiamo fare, che di solito, vabbè, come al solito deve essere tutto bello pulito, adesso sti fili che piccano fuori qua, sta robetta qua, andiamo a toglierla un po'. Adesso non sto a precisamente a farvi vedere tutti i passaggi, ma comunque per farvi capire più o meno. Ok, qua per fare il lavoro un po' più comodo ho questa candela che mi aiuta un po' in questo caso. Ecco, come vediamo un pezzo bello grande, però ora qua c'è un altro pezzetto che mi è rimasto e dovrebbe appunto il strappo, se adesso viene fin qua, qualcosina in più, c'è scritto un pollice, ma un pezzo in più deve ancora rimanere. Ovviamente per andare a coprire tutto per bene. Wow.
taglio un pezzo qua adesso. E poi arrotondare i bordi è anche una cosa che all'inizio ho un po' ignorato e non è una buona idea. E niente, adesso sto pezzo cerco di metterlo un po' qua sopra, qua cerco di tirarlo e comunque qua sì, lo avvolgo un attimino e cerco di metterlo su. Ok, ecco qua il risultato finale, tra parentesi, cioè si dovrebbe aspettare 24 ore perché il prodotto si attacchi perfettamente al nostro, vabbè, alla nostra giacca, tenda, silicone, quel che è. Però già dopo mezz'oretta vorrei farvi vedere o capire che praticamente l'elasticità del prodotto è comunque... ho scelto questa giacca adesso, questo taglio che avevo, non per niente perché è una zona veramente un po' fastidiosa e anche difficile da riparare, no? Se abbiamo un buchetto in una tenda, un telo, adesso è molto più facile adesso come zona, ci sono delle zone molto più facili di riparare, che questa. E già qua, questo volevo farvi vedere, dopo poco tempo come tiene bene questo patch, ok? Se adesso io spero si possa vedere o capite quello che intendo, cioè il patch stesso non è veramente elastico e già dopo breve tempo vedete qua queste zone, cioè è perfettamente aderente a quello sottostante e niente. Anche per questo ho voluto scegliere o farvi questo esempio qua. Sì, ecco, un esempio particolare, ma proprio per quello volevo farvelo vedere. Ok, direi che torniamo nei boschi. Eccoci di nuovo. Niente, io li trovo interessanti, è un prodotto che io stesso non ne sapevo, non ne conoscevo l'esistenza, magari esiste già da anni, però li ho scoperti qualche mese fa e comunque li trovo... trovo proprio portare dietro un patch del genere, uno o due, per semplici riparazioni, camminando appunto o facendo i nostri trekking. Ma c'è un attrezzo che trovo utile, volevo farvelo vedere. Piccola biscia, stata schiacciata, non sono stato io, qualche cervo, capriolo. Laggiù c'è l'altro pezzo, qua, se, da non confondere con serpenti, tutta un'altra cosa. Quasi tutti i prodotti, non è che c'entri molto, ma comunque, li ho presi io, li ho comprati io, a parte questi mi sono stati mandati dalla Clarus, ok? E li vediamo brevemente, ma se non li ritenevo interessanti, li conoscevo già. Comunque non li prendevo. Boh, vi faccio vedere. Questa praticamente ovvio da campeggio, ok? Per la tenda. Perciò abbiamo sto gancetto qua e l'accensione da questa parte. E le modalità vediamo dopo. Qua sopra abbiamo comunque anche, magari lo vedete, un magnete molto, cioè, forte, robusto. E non robusto, potente, ok. E chiudiamo, pericoloso, pericoloso. Ah, niente, tutto questo intorno qua comunque è di metallo. Qua abbiamo anche la possibilità di avvitarlo da qualche parte. Qui non vedete niente. Ecco, qua abbiamo anche la possibilità di avvitarlo da qualche parte. Questa è una roba interessante anche. E niente. Questo è quanto si chiama Clarus C.
L3. Hanno un altro prodotto molto interessante che si apre, boh, niente, ha sempre una luce da campeggio, come un ventilatore. Sembra un ventilatore se magari andate a vedere. Roba interessante. Qua cosa abbiamo ancora? Praticamente qua possiamo andare a caricare la batteria e pare che ci sia dentro una 18. Ah, com'era? Dov'è? Una 18650, una batteria 18650 ricaricabile. E di comunque 2600 mAh, perciò bella lunga durata. Le modalità. Prodotto che mi piace e trovo molto interessante sta roba qua. Ora qualcosa su questa torcia frontale, che diciamolo è una semplice torcia frontale, niente di particolare, però mi piaceva perché comunque il prezzo subito, questa costa intorno ai 30 euro e abbiamo 400 qualcosa di lumen e anche la modalità di praticamente spegnerla col movimento, come vedete si accende e si spegne, no? Questo possiamo metterlo e toglierlo. Comunque niente, sappiamo tutti quanto costano queste frontali. Questa adesso è forse proprio ideale per il trail running, ma per campeggio, per trekking, per la maggior parte delle uscite o comunque per le cose che ci servono, una frontale del genere va benissimo. E appunto per 30 euro questa offre qualcosa in più, quello è poco ma sicuro. Ah, sia questo che l'altra lampada lì da campeggio, molto retro, quel stile retro che mi piace. Entrambi i prodotti costano intorno ai 30 euro. Qua brevemente il peso di questa intorno ai 70 grammi, giusto? Scusate se ogni tanto do un'occhiata. Ok, 70 grammi, 1800 la batteria, anche questa ovviamente ricaricabile, ormai tutti qua anche con la luce quando ricaricate per vedere più o meno quanto è la ricarica o quando l'accendete. Blu al momento voi non lo vedrete. Si vede blu, sì. Che la batteria al momento è piena. Se la accendiamo e aspettiamo un attimo, ok, allora quando schiacciamo di nuovo il pulsante qua sopra si spegne di nuovo e se no ovviamente continuando abbiamo le varie modalità. Qua c'è un secondo bottone, poi qua sopra, ok? Qua si accende. Una volta acceso, schiacciamo l'altro vicino e abbiamo questa funzione che funzione è? Come si chiama questa funzione? Funzione Motion Sensor Control, ok? Con questo sensore. No, cosa molto interessante. Mi manca l'infrarosso, quello magari l'unica pecca però. Le modalità ora diventa un po' complicato, ok? Una volta che schiacciamo entriamo nel medium col spotlight, cioè direzionale, medium, poi high, però sempre con quello in mezzo, devo far più veloce. Poi abbiamo high, spot e float, no? E questo è il turbo, adesso si spegne di nuovo. Allora, medium, high, turbo, adesso va di nuovo a medium però solo con flash e alla fine di nuovo solo questo flash. Adesso vi dico anche quant'è il medium, praticamente sono 100 lumen, poi abbiamo 330, questo sono 400 qualcosa lumen, adesso si è spento di nuovo, e 120 e 10 low l'ultimo. Adesso leggo, se no impazzisco qua sempre alla fine. Il low, il piccolo praticamente dura 70 ore, ok? Abbiamo una distanza di 5 metri. Il high, quello secondo me è più interessante, il high e il medium sono comunque ancora intorno alle 7, 8 ore, 8 ore con una distanza di 55 metri. Qua si vede la distanza di quello che ho detto prima del floodlight e del questo direzionale, qua la distanza è più lontana. Qua
la distanza di questo medium arriviamo a 50. Ci vediamo, ci siamo? Sì, qua al medium con questi 100 lumen arriviamo a una distanza di 55 metri, sempre queste 8 ore più o meno di durata batteria. Poi abbiamo il 300 lumen, 330 lumen con 99, cioè 100 metri di distanza, sempre 100 metri anche per il turbo. E qua abbiamo 3 ore, 4 ore quasi di runtime, o 2 ore e mezza con i 440 lumen. Due fantastici prodotti della Clarus che volevo farvi vedere. Una cosa ancora, di solito questi, gli imballaggi di queste luci, eccetera, cartoni, roba varia, plastica, ovviamente plastica anche in questo caso nella torcia frontale, ma come vi fa vedere adesso il mio assistente. Abbiamo questo piccolo imballaggio, questa piccola scatoletta in plastica. Arriva così, è arrivata proprio così. Per favore, l'assistente può anche aprire adesso e far vedere il contenuto qua. Mi piaceva che è arrivato semplicemente con questa piccola in questo piccolo contenitore tutto lì, e non adesso sempre, boh, di solito abbiamo mega cartone o qualcosa, e dentro c'è sta lucina. Hanno risparmiato questa cosa, l'ho trovata anche positiva. Link ovviamente sotto in descrizione di questi prodotti e magari anche di vari siti. Ok, sto un po' scomodo, però l'ultimo prodotto che volevo farvi vedere è praticamente un fornelletto della X-Boil. Prodotto leggerissimo, semplicissimo, praticamente si tratta di questi tre elementi. Questo comunque l'ho già fatto vedere diverse volte in vari video, però magari sì, non come in questo video proprio dedicato un po' al prodotto. Questo l'ho preso da un sito tedesco, se non sbaglio. Cioè, voglio dire che non sono prodotti neanche che si trova su Amazon, eccetera. Il concetto è semplicissimo: c'è questo coso qua, praticamente è un fornelletto ad alcol. Qua sopra, secondo me, esistono anche di svariate cose. I fornelletti ad alcol è un tema che a me non interessa tanto, ma finora. E qua, come vedete, ci sono queste piccole. Questo andiamo a metterli qua. Qua esistono anche misure diverse, poi io ho preso quella un po' classica, media, che comunque queste sono pensate anche, stanno benissimo dentro in questi pentolini qua della Lixada, ok? Tutto quanto riesco a farci stare qua dentro, anche col alcol, e ci stanno ancora delle cose dentro. Buon, questo adesso lo mettiamo da parte. Qua abbiamo questo pratico, fornello, questo in teoria poi è il fornello. Qua ci mettiamo adesso l'alcol, qua possiamo anche appoggiarlo sotto, ok. Prendiamo il nostro accendino, acciarino, quel che abbiamo comunque. Qua si fa sempre un po' fatica a capire se è già acceso, anche se non si vede nulla. Qua mettiamo adesso, lo sposto un po' e posso appoggiarci il mio caffè. Tutto qua. Non vedete? Ecco, si vede meglio adesso. Appunto, loro hanno anche, vi danno, o potete prendere anche questi contenitori, sono varie misure per trasportare l'alcol. Adesso non so a memoria adesso quale sia questo, quale ce ne sono, penso 3-4 misure diverse, vedete un po' voi. Il caffè è già finito, e sempre loro hanno questi, bah, ma ha dato anche questi contenitori un po' per le spezie, pratici, carini anche questi. Per puro caso ci stanno qua dentro in questo pouch, e perciò andata.
si vede forse la fiamma comunque che sta ancora bruciando, no? E questo adesso di solito lo, non è che è caldo, no? Non troppo, lo sposto. Qua appunto c'è la fiamma, andiamo a coprire e si spegne subito. Questo adesso all'inizio è sempre un po' caldo. Ma io comunque devo fare il figo e toccarlo e bruciarmi per farvi vedere che poi andiamo a chiuderlo. Storia finita. Non devo salutare. Ce l'ho fatta! Con questo caffè vi saluto. Ce l'ho fatta a fare un video dove parlo solo di alcuni prodotti. Yes! Tutti i vari link sotto in descrizione, ovviamente. Direi che per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!